Salve a tutti amici e benvenuti a... Aspetta. Mannaggia le tue sigarette elettroniche. Sempre meglio che mangiarsi le unghie, tutto il viaggio così. Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia del campione mondiale, vice campione mondiale di panca piana. Correggimi l'ortografia ogni tanto. Magari nel vice mondo lui è campione, che ne sai. Okay. Ah, giusto perché tu non credi nella terra... De che? Lasciamo perdere. Donato, ci siamo già visti a Rimini Wellness, ti ho già intervistato, quindi possiamo anche andare a casa. Marco, stiamo a fare qui? Dimmelo tu, io l'ho seguito. Ah. Ciao ragazzi, finalmente è arrivato il momento che facciamo un bel allenamento di panca paralimpica insieme. Oggi Donato Telesca ci spiegherà la panca paralimpica, anzi no, oggi Donato Telesca si presterà a fare la panca paralimpica, perché nel suo canale ce la spiegherà, nel mio canale gliela spiegheremo noi. L'assetto è uguale, no? Possiamo spiegargli le scapole come si settano? Immagino, suppongo che l'arco toracico... Non fa il leg drive lui? Però io ho 24 anni e da circa 7 anni faccio appunto pesistica paralimpica, anzi 2016 ho fatto la mia prima gara nazionale. Nell'arco di questi ultimi anni ho fatto le mie prime paralimpiadi a Tokyo 2020. Sono vice campione del mondo, vice campione campione europeo senior. Ho stabilito 7 record del mondo junior, 2 mondiali junior. L'anno prossimo alle paralimpiadi di Parigi 2024. Marco, che cazzo stiamo a fare qui noi? Penso che costui non abbia davvero bisogno di accorgimenti tecnici ulteriori, suppongo. Vabbè, noi ci proviamo sempre, lo sai. Ma vabbè, mi interessava comunque conoscere un atleta paralimpico di questo livello. Ok, Donato, due domande al volo. Quanto ci vuoi portare oggi? MAV 1. Sai cos'è il MAV 1? Allora, oggi... Sai cos'è il MAV 1? Ma neanche sa che... Vai. A noi interessa spingere, non interessano i nomi e le dicerie da social, quindi porteremo una bella singola pesante, andiamo sui 195 e vediamo un po'. Al massimale. E adesso me la prendo anche con il salmo, se per questo. Se ne posso sbagliare, è pericoloso. Ecco, se lo chiami gamba di legno, che cazzo dici? Marco, stai rischiando, Questo è humor nero. Io faccio humor nero. Hai fatto tu la battuta, non io. Io ho avuto un incidente quando ero molto piccolo. A 2 anni e mezzo ho perso entrambe le gambe. Quindi dopo qualche mese ho messo le mie prime protesi e appunto ho ricominciato a camminare. Da lì in poi appunto ho cercato di vivere la mia vita come una persona normale. Un po' ti hai scoperto di essere paralimpico? Cioè... Mamma le querele. Volevo dire, Madonna, quando hai scoperto il video con più black humor in assoluto sarà questo, probabilmente. Ma quando ero al lavoro volevo incrociare le gambe sulla scrivania. Ma dai, Donato, prima eri in piedi, adesso sei seduto. Come mai? È la parte più bella, ora si spinge, quindi ora mi devo smontare. Ma perché non si può gareggiare con tutta l'artrosi, cioè con le artri delle. Le protesi. No, si può gareggiare anche con l'utilizzo delle protesi. Io all'inizio, a mia seconda gara nel 2016 l'ho fatto, però mi sono trovato mi sentivo un po' più macchinoso, un po' meno stabile. Da lì in poi ho tolto le protesi e Macchinoso direi che è la parola giusta. Sì, esatto. Quindi tu gareggi senza protesi. Io gareggio senza protesi, esatto. Ok, allora vediamo adesso come sali sulla panca. Ovviamente nessuno ti aiuta, giusto? Non c'è bisogno. Ora vabbè, mi sposto. Quanti minuti ci vogliono quando si entra in gara per uscire dalla carrozzina, sedersi e uscire? Immagino che non sia un minuto. Hai 2 minuti a disposizione da quando tu ti chiamano in pedana a quando poi devi fare l'alzata. Tu ti volesse prendere in braccio per velocizzare? Sì, si può fare, però è inutile così tanto tempo. Da quello che ho visto sei un cyborg, sei metà umano, metà macchina, giusto? Sono bionico, metà uomo, metà macchina. No, dico, metà uomo, metà donna, sto qua invece. Ma il pantalone mi serve però. Ah, scusa. Ok. Devo disassemblarmi, no? Giusto? Sì, è che mi fa strano, cioè, la prima volta che vedo un cyborg in vita mia, l'ho visto nei film, Terminator, sai? Sei un T-800 o un T-1000? Un T-1000, versione evoluta. È uno sgancio rapido. Gambe in spalla. Letteralmente. e ci alleniamo. Strano, cioè è come se ti avessero tagliato in due, cioè io sono convinto che quella è la tua pelle. Sembra molto simile, no? Perché fai anche la spaccata? A colpo sicuro ti ha risposto. Disassemblato proprio. Ti giuro, mi fa impressione, cioè io l'ho visto tutto il tempo in piedi, adesso vedo a metà, è come se il pene ce l'hai, cioè voi... Questo? Ok, no, ecco, volevo... Quello c'è, funziona. Okay. Quanto costa un apparecchio del genere? Quanto costa? Ti depili? Non ti sei depilato? No, sono un uomo.
diciamo che queste qui comunque dipende da, da quello che ci metti, perché può variare da una protesi che costa l'intera 7-8 mila euro anche una che ha 80-90 mila. Cosa cambia tra un atleta paralimpico che ha tutte e due le gambe? Nel mio caso mi aggiungono 2 kg per ogni gamba, perché appunto teoricamente il peso, diciamo, il peso mancato. Nel caso in cui ad esempio di Andrea non ha soltanto il piede e pesa comunque 97 kg, quando ti aggiungono Andrea è un altro paralimpico che poi vi mostrerò in un altro video. Però in realtà questo regolamento delle aggiunte è stato tolto da pochissimo, quindi era valido fino a qualche anno fa, fino allo scorso anno, ora è stato ufficialmente tolto e quindi io nel mio caso, ora faccio 72 kg, posso pesare al momento del peso 72,00. E tu così in questo momento sei 72 kg? Io sono 72 kg, sì. Ieri mattina mi sono pesato 72 kg precisi. La questione psicologica, cioè come la vivi? Sicuramente è una questione di testa, cioè nel senso che non è facile, secondo me non è facile. Quando hai questo problema all'inizio, ci sono tantissime cose che ti semplificano il lavoro, ci stanno gli ascensori, ci sta tutto. Cioè non c'è neanche più bisogno di poter utilizzare la forza per poter fare certe cose. Però mi riferivo a un'altra cosa, cioè nel senso una persona che non fa la panca paralimpica vive molto peggio rispetto a una persona che dice ok, io ho uno scopo adesso, quindi posso fare la panca paralimpica. Guarda, aspetta, un sedentario, cioè tu sei un sedentario, come l'avresti vissuta? Perché adesso tu dici ok, non ho le gambe ma sono un ottimo paralimpico proprio per questo. Ma alla fine io penso che la vita a prescindere vada comunque vissuta al 100%, che tu sia un atleta o che non sia un atleta. Se tu hai una disabilità ti limita, è vero, in certi ambiti, ma troppe persone sono completamente limitate nella loro vita per un semplice magari incidente. Cioè tu sei puoi fare comunque tutte le cose della tua vita, puoi andare all'università, puoi studiare, puoi lavorare, puoi fare tutto. L'unica cosa che davvero cambia è che se sei un atleta riesci a sviluppare magari un mindset spesso diverso. Non è detto, però molte volte, almeno io ho conosciuto tanti atleti paralimpici che hanno un mindset devastante, molto molto forte, e possono appunto affrontare tutte le difficoltà della loro vita, no? Perché hanno capito che la disabilità è un qualcosa che li limita in un ambito, ma in realtà poi fanno tutto tranquillamente. Anzi, a volte molto di più di persone normali. Io l'anno scorso ho vissuto in America, mi sono trasferito da solo in America, in California, comunque non conoscevo nessuno. Comunque l'ho fatto e sono disabile, teoricamente, quindi non dovrei riuscire a fare certe cose. Questo dimostra che alla fine la disabilità è negli occhi, cioè nelle persone, nella mente delle persone che credono di avere un limite. E oggi questo limite lo vedremo e lo porremo a 200 kg, perché oggi spancherà 200 kg Donato Telesca. Io eviterò di farti lo stress test, isocinetica, triplo fermo, magari, fermo 3 secondi che è l'accademia di psicopatici del bilanciere. Lo fa tutti, erano tutti bolliti al massimale. Che... perché oggi in teoria dovrebbe essere, io correggo la panca piana, ma io non ti posso correggere niente in teoria. Sono qui solo per vedere... con tanta forza. Tu cosa dici, Marco? Io sono d'accordissimo con la sua linea operativa al 100%. E quale sarebbe la sua linea operativa? Niente isocinetiche, niente tripli fermi, niente carpiati avvitati per fare una panca. Essendo veramente corretti, io sono d'accordo con la sua strategia di arrivare, di preservarsi fresco al massimale e condurre un ramping, una scalinata che sia economica seppur sicura. Perché la panca va comunque portata a temperatura, quello è vero. Il tessuto freddo si lacera più facilmente del tessuto caldo. No, io feci una stronzata incredibile ai tempi, non c'entrava nulla il riscaldamento, io sbagliai tecnica. Ma si è lacerato. Il tendine, sì, il tendine si è lacerato, sì. Però non parliamo di me che sono un rottame, parliamo di questo campione. Cioè come ci si setta a questo punto? Nota che la testa è fuori dal... Ma ora mi sto vedendo un paio di trazioni. Per scaldarti? Australian pull-up. Vai con l'indice 81. Tanto rom. Ah, più che altro scende molto veloce, controlla molto bene il carico. Altro che. Prima c'è stato un periodo dove avevo un po' assorbito quello che era la scuola un po' cinese, perché i cinesi nella panca scendono davvero molto molto velocemente. E poi lo bloccano bene al petto. Il problema era non tanto per il fermo, quanto che poi riuscivo a gestirlo bene, quanto poi la ripartenza. Certo. Scendevo troppo, lasciavo proprio il peso scendere, poi lo bloccavano. Quindi molte volte mi trovavo che ero spento. Quindi non riuscivo a gestirla bene. Ora, per scaldarti ti leghi già oppure arrivi a un peso con cui ti leghi per comodità? Dipende, io a volte anche dai 110 in più mi leggo, ma più che altro perché rendo il gesto sempre uguale. Cioè, così che per la mia mente diventa uguale il 110 kg come i 200 kg, capito? Però nel video tuo, per esempio, tu legavi le mie gambe, io cosa legherei in questo caso? I monconi. Cioè ti lega solo la parte superiore, quindi? La radice della coscia. Ma sarebbe più comodo avere a sto punto la struttura completa e legarla meglio? Sai cosa? Il problema è che quando sei lì dentro riesci
No, magari non sei molto stabile, capito? Perché ti senti bloccato, non riesci a muoverti. La parte, diciamo, esterna delle protesi che comunque sì, un po' ti va a non dare la giusta sensazione di stabilità, capito? Quindi cinghia singola? No, entrambe le cinghie, entrambe le cinghie, sì, sì. Distribuite sul quadricipite. Sì, guarda. Una dritta così. No. E un'altra, invece, sull'addome? No. Fa tutto da solo. E bisogna essere indipendente. Però, guarda, ecco così. Così, questa qua di sopra è obliqua, va a compensare il fatto che questa qui, la gamba sinistra è più corta della destra, è più lunga della destra, e automaticamente va un po' a renderlo quasi un po' uguale come legatura, cioè mi sento comunque stabile e riesco a percepire meno la differenza di lunghezza. Ti slacci, ti rilacci ogni serie? Sì, sì, in genere sì. O comunque a volte sto fermo così e certo, sulla panca come facevi tu. Quindi faccio leva, capito, sull'addome, quindi contraggo l'addome, scarico comunque il carico sulla panca, il petto è molle, cioè non è troppo teso, certo, quindi come magari capitava a te prima, no? Quindi potrei stare anche un po' più tempo. Col petto molle... Dico la cosa capo, però, che potrebbe essere una cazzata o meno, tu fai la panca? Aria. Il fatto che tu non abbia le gambe ti permette ovviamente di stare molto più inarcato a livello di bacino, perché praticamente non hai niente che ti blocca. Quindi questo ho visto che ti avvantaggia a livello di torace. Nel qual caso di una persona invece che ha le gambe complete, magari fino a qua, non lo può fare perché è un'ostruzione. Quindi sei un po' avvantaggiato in teoria, no? Sì, da quel punto di vista, ovviamente, avendo meno muscoli anche su quello che è il gluteo. C'è la polemica, ah, lui fa poco rom, non c'è questa cosa? E in realtà sì. Che bastardo. Ad esempio, i miei ultimi mondiali, dove io sono arrivato secondo, mi ha battuto un ragazzo che era nano, che aveva questa, diciamo, questa sindrome di nanismo. Sì, mi ha battuto, io ho fatto 202, lui mi ha battuto con 230. Lui però, essendo nano, ovviamente ha un ROM di 10 cm. Mi ha rubato il probabile oro mondiale, quindi dopo Parigi probabilmente si spera cambieranno questo regolamento e andranno a dividere le categorie, diciamo, di disabilità, in modo che appunto i nani, chi ha questa sindrome di nano... È come se un nano venisse a scuotare, ci farebbe il culo a tutti. Esatto, è la stessa cosa che è accaduta a me. Chiarissimo. Questo è un riscaldamento che fa una persona normale, insomma. Ho visto fare a Simone Alberico, che da noi è definito il più grande panchista tecnico normodotato. 120 kg... Inizio a respirare dalla prima. Ottimo, torace arco, ottimo impressionante arco per un paralimpico. Come abbiamo detto, il fatto che lui abbia i manchi gran parte della gamba gli permette di avere una sorta di arco lombare, mettiamola così. Allo sterno che è quasi verticale. Sì, è praticamente come allo me. Che... Lui ha la panca, a livello toracico, ha la panca di un normo dotato, praticamente. Questo gli dà un grande vantaggio. È molto bravo anche a puntellarsi sulla fasciatura, è molto bravo anche a bloccarsi quell'arco. Beh, perché allo sterno qua se fa più arco, non che ci vuole, però qua è... Tagliamoci le gambe, Marco, e facciamolo come lui. No, grazie, no, nel senso... Ah, no, grazie! Questa era un po' infelice. Okay. No, no, voglio dire che comunque... Stai dicendo scusa? No, ma è come... No, è chiedi, come... Dissociati, no, dissociati. Vai a fare in culo. È come dire, uno si taglia le gambe così come Pistorius con le lame in carbonio, che cazzo dici? Ma ti pare? Ma sei matto? Cioè, ma è roba da... Dai, comunque... Siamo a 45. Cosa mangia un paralimpico? Cioè, considerando che tu sei leggero, mangerai poco? Oppure mangi come se avessi le gambe? Beh, sicuramente mangio comunque molto meno rispetto a se avessi le gambe, perché giustamente consumerei molto di più in quel caso. Però diciamo che attualmente comunque sono sulle 2200-2300 calorie, poi dipende dal momento, perché in alcuni momenti, ad esempio quest'estate per i mondiali, ho fatto un calo peso, ho perso circa 4-5 kg, cercando di lasciare comunque la forza invariata, però appunto ero sulle 1800-2000 calorie. 145 kg, Marco, se vuoi staccarglielo. 3. 2, 1, start, press, rec. Era una doppia, era una doppia. Donato, un powerlifter, segue panca, squat e stacco. Poi c'è lo specialista che fa solo panca. Quello che a me fa incazzare, che anche secondo me è una mancanza di rispetto per quelli come voi, sono quei panchisti che fanno solo panca, nonostante abbiano le gambe, quindi non allenano lo squat, non allenano lo stacco, perché non sono competitivo. Loro, se avessero le gambe, farebbero squat e stacco. A me questa cosa fa incazzare. Non esistono forse specialisti in stacco da terra? Sì, fanno solo gare di stacco? Ma magari fanno anche altre cose. Il punto è che il panchista solitamente tende a catabolizzare le gambe o a non allenarle per essere sempre più leggero. Io li chiamo mezzo uomini o mezzi atleti, ma da non confondere come loro, che sono loro i veri panchisti. Non possono fare squat e stacco per ovvie ragioni e sono più titolati a fare solo panca. Quindi tu che fai solo panca? Io mi dissocio. A meno che non hai un problema, io come vorrei... loro, no, dovresti
allenare le gambe. Io vorrei un ombrello per la shitstorm che sta per arrivarti da tutti i panchisti puri in Italia. Io non c'entro niente con questo signore e con le sue affermazioni. Per me il panchista è dignitoso. Comunque, ecco, questo è quanto. Tu cosa ne pensi, Donato, della mia affermazione? Sicuramente gli specialisti ci sta che facciano qualcosa in particolare, però sarebbe anche un peccato non allenare altri gruppi muscolari. Magari un minimo, però comunque allenare lo stesso. Io sono sempre stato titolato come il panchista, no? Perché sono più specializzato in questa alzata. Eppure l'ho sempre disdegnata, perché per me non è giusto dedicarsi a una sola causa facile quando hai due gambe da usare, anche perché io ho le gambe grosse, sarebbe un peccato catabolizzarle. E io ho sempre rispettato più quelli come voi che i veri panchisti. È una mia forma di razzismo, non lo so, discriminazione, mettiamola così, mancanza di rispetto. Se tu avessi le gambe, faresti ancora lo specialista? Sicuramente allenerei tutto, sicuramente. Faresti il powerlifter? Sì, vorrei vincere tutto nel powerlifting, però non solo nella panca, perché se hai tre cose, perché vincere soltanto una quando puoi vincere tutte e tre, no? Poi se hai paura di perdere, vuol dire che molti hanno paura di perdere. Mi piace vincere facile. Come se adesso togliessi ste gambe, scendessi e vincessi le gare di panca facilmente. Troppo comodo. Troppo comodo, ragazzi. Fallo, secondo. Più che altro, diciamo che a livello internazionale ti farebbero abbastanza il culo. Diciamo che sarebbe molto complesso vincere a livello internazionale per te nella panca paralimpica. Considera che over 40? Sì. L'età media dei medagliati nel nostro sport a Rio era 37 anni. Facciamo 60. Beh, ammazzato. 3, 2, 1. Start. Press. Porta, oh, scusa. Non pensavo di facevi una. Li ha fatti ridendo. La seconda, sì, tranquillo. Cioè, li ho pure bloccati e me la buttati giù. Mi trancia la mano, menti. Ma vai a doppia, quindi, nel ramping. No, fino a 65, sì, poi da 70, così. 3, 2, 1. Posso dare i comandi? Una, start, press, il fermo autogestito in FIPE, vero, me l'ho scordato, il fermo in FIPE è autogestito, vuol dire che puoi farlo quando cazzo ti pare, ma devi farlo. Il problema è che molti arbitri tendono a dire, ma c'era poco fermo, ma c'è o non c'è sto fermo? E c'è poco fermo, allora per sicurezza c'è una persona che dà il press, così lo vengono influenzati dal giudizio del press dell'altro, cosa che io faccio molte volte in gara. Donato, ti devo fare una domanda che faccio a tutti i miei ospiti di solito. Molte volte si creano polemiche, a volte non rispondono, a volte si beccano delle shitstorm. Sei pronto? Certo. Sincerissimo però, certo. Botta secca, occhio che sanno anche interpretare il linguaggio del corpo, sanno se menti. Guarda bene la videocamera, fissala bene, Non puoi neanche sbattere le palpebre. Va bene, vai. Guarda me. Donato, sei natural o drag free? Mai utilizzato nulla, nessun farmaco, nessuna cosa. Devi rispondere, scegli. Natural. Molto male. Vuol dire che hai scaricato da poco. Sono soggetto a controlli antidoping tutti i giorni, quindi in realtà... Tutti i giorni? Ogni giorno compilo sul sito, diciamo, della WADA, un sito dove effettivamente possono farmi dei controlli a sorpresa. Da 7 anni comunque sono lì sopra, quindi... Diciamo che tu sei più drag free e natural di tutti, perché sei ipertestato, un po' come mi chiesi alla Carola Garra, vabbè, una canna ogni tanto, no, quelle non me le faccio e mai, comunque mai ti beccherebbero. Mi bussano alla porta, più o meno ogni 3 mesi. Ti fanno gli OCT? E mi fanno gli OCT, a sorpresa. Cioè, se ti fai una canna... Quella in realtà io non me ne faccio, però in realtà quelle soltanto in gara, non sono vietate, soltanto i test in gara. Quindi a parte gli scherzi, noi siamo sottoposti ad antidoping a sorpresa, cioè domani mattina potrebbero venire a casa mia perché io ho inserito un orario di reperibilità, tu hai un massimo di numero di 3 controlli mancati ogni 12 mesi, se tu magari dovessi sbagliare 3 controlli sei espulso per diversi anni. Massimo storico a casa è 190, non so se riuscirai a batterlo. Ti ride in faccia proprio. Adesso Donato proverà 188 kg, poi passeremo a 195. Perché salti così piccoli? Guarda, salti così piccoli è più una questione di abitudine in realtà. Io verso il massimale tendo comunque a fare massimo 7, ma è davvero raro, cioè in genere mi muovo sempre sui 5. O meglio, da 190 in su sempre a 5, da 5 in 5, quindi infatti faccio 88. Poi dopo la 95 in su faccio a scarti di 5. Al tuo segnale. Scatenate l'inferno. 3, 2, 1. Start! Se posso dire, qua hai un po' perso le scapole, sei partito molto esplosivo. Sei un po' allargato con i gomiti. Sei un po' squagliato però. E fermo molto corto anche. Sei un po' squagliato. Vogliamo fare il 200 con un fermo FPL? Sei in grado? Non farti inculare da Stefano, non farti inculare. Fallo dopo, intanto marca il punto. No, poi no, dopo fai il fermo FPL. La panca brutta dopo. Domingo deve essere sì, ma la fa dopo. Tu fai 195 col fermo che dico io. Tu, io devo start, press.
Rec non replicare. Allora carichiamo 195. Procedo? Procedo. Vediamo se rispetterà i comandi dell'arbitro. Il via, il press e il rec. Abbiamo anche un esponente di FPL qui. Convaliderà la valida. Ricordati che la paura appartiene alle prede. Start. Press. Rec. Beep. Prova valida. Era abbastanza veloce. Sì, un pelo più lenta, devo dire. Comincio a vedere difficoltà. Non so se farai 200. Ho visto Donato Telesca in una gara spingere 209 kg con il gomito dietro l'orecchio, quindi penso che non ci siano cose che quest'uomo non possa fare. Vai con 200. Marco, pronostico? Prevedo il comando, l'arbitro, via, press, rec. 3, 2, 1. Stabilizza, via, press. Press. Deve uscire. Oh. Mi sono fermo lungo. Stavo rilassando. Vabbè, dai, guarda. Imperiosi te li ha fatti, imperiosi. E gli ha fatto un fermo bastardissimo. Questo fermo a 2 secondi. No, ma siete parcheggiati, Quando vuoi sono qua, di fare fotocopiati. Ho sempre pensato che l'avrebbe fatto. 200 di panca, ragazzi. Bellissima panca, ottimo fermo, ottimo controllo. Donato, sei un campione. Sono rimasto impressionato come quando ho visto i 150 della gara la prima volta. Che ne pensi, Riccardo? Grandissima atleta, che saluto. Davvero, davvero molto forte, soprattutto molto, molto tecnica. Vero. Oltre che una bravissima persona, forse ancora di più di quanto è forte. Quindi, Donato approved, potremmo dire. Sì. Quindi, ciao Carola. Marco, io andrei via a sto punto. Ah, guarda... Che cazzo ci facciamo? Sì, sono d'accordo. Andiamoci dei coglioni. Sono d'accordo. Vabbè, se vi è piaciuto questo video... Seguitemi. Anzi... Vi è sicuramente piaciuto questo video. Segui il canale di Donato Telesca, perché lo stesso giorno che stai vedendo questo video sarà uscito anche la mia prova di panca paralimpica. Avrò fatto un bel peso per essere uno che pesa 72 kg, giustamente. Sì, da amputato per stesso. Esatto, quindi ho fatto anch'io bella figura. A livello numerico c'è poco da aggiungere. La tecnica era validata persino dal regolamento FIPL, quindi doppio cieco, doppio controllo, insomma. Più di così, 2 quintali fatti in sto modo con te che chiamavi il press, direi che c'è poco altro da aggiungere. Comunque complimenti anche per l'esecuzione da parte mia, ottimo. Grazie. Lavoro. Ti ringraziamo per averci permesso di fare questo show, la Adaptive Strength di Caserta. L'indirizzo non me lo ricordo, lascio il link in descrizione. Alla prossima. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, a me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione. Matti, una piattaforma online per avere un commercialista sempre a disposizione 24 ore su 24 che vi curerà tutte le vostre fatture per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, fatturazione elettronica, tutto quello che volete insomma. Gestite tutto quanto con la vostra
vostra piattaforma. Risparmierete un sacco di soldi perché per la modica cifra di 500 euro annuali avrete un risparmio di 50 euro usando sempre il mio codice sconto DOOM64. Insomma, con questo codice potete avere sconti dappertutto per i migliori servizi sul fitness e non. Per cui, se volete supportarmi, comprate i miei servizi o anche i miei prodotti. E vi porterò sempre più gente nel canale e sempre video di maggior qualità. Grazie a tutti.